Eccomi ragazzi, sono Paul. Oggi farò una breve sintesi della partita che il Potenza ha giocato ieri, cioè Potenza contro Equipe Salerno. Allora, il Potenza ha fatto una bella partita ed è riuscito a vincere 3-0, anche perché gli avversari non erano a livello quindi della compagine rossoblu. Il Potenza ha iniziato subito bene e dopo pochi minuti ha trovato il vantaggio con Carlos Franza. Successivamente Franza, credo per un affaticamento muscolare o non ho ben, però non ho ben capito cosa sia successo, è uscito e ha lasciato il posto a suo cognato Bodini, che comunque ha fatto gol e quindi ha la zampata del leone come gli è stata lasciata quindi da Franza. Nel secondo tempo, infine, Genchi, dopo vari sforzi, quindi ha trovato il gol del 3-0 e comunque se lo meritava perché è entrato nel secondo tempo e ha cercato di fare bene cercando il gol, quindi sono soddisfatto del suo gol. Ora, io ho finito, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi lascio a Lollo che vi spiegherà l'assetto tattico del Potenza nel primo e nel secondo tempo. Forza Potenza! Eccomi, tifosi rossoblu, Paul mi è passato il testimone, ha fatto una breve sintesi dell'amichevole di ieri del Potenza che ha vinto per 3-0 con i gol di Genchi, Bodini e Franza. Adesso io vi spiegherò un po' l'assetto tattico del Potenza nel primo e nel secondo tempo. Allora, nel primo tempo il Potenza ha avuto una faccia. Praticamente si è schierato con un 4-4-2, Martinez in porta, terzino sinistro Panico, difensori centrali Emerson e Matino, terzino destro Guerriera, a centrocampo esterni Guaita e Pepe, e Dettori e Coppola. Poi in attacco Franza e De Leonardis. Ci sono stati anche dei cambi nel primo tempo, con Franza che ha lasciato il posto a Bodini che ha realizzato il suo gol e Pepe che è uscito e il Potenza ha giocato ben un breve periodo in 10. Quindi il primo tempo si conclude con un 2-0. Nel secondo tempo il Potenza cambia faccia e si schiera con un 5-3-2 sbarra 3-5-2. In porta si alternano Brezza e Mazzoleni che già conosciamo, poi Panico, terzino sinistro che al suo posto poi entrerà Manno, poi in difesa Josa e Cajazza e terzino destro sempre Guerriera e verrà sostituito infine da Sanna, il nuovo arrivo dal Cagliari. A centrocampo Coccia, Piccinni, Matera e Fanelli. E in attacco Vlcek che lascerà successivamente il posto a Levec e Genchi. Levec è il nuovo acquisto preso dal Torino, mentre Vlcek è un giovane straniero in prova che proverà a convincere Ragno al tesseramento. Quindi il Potenza ha avuto due facce nel primo e nel secondo tempo, tutte e due le squadre messe in campo da Ragno sono state ottime. Hanno dimostrato di saper giocare a calcio e di apprendere gli schemi di Ragno. Adesso vi farò ciak per vedere una clip con delle immagini sull'amichevole di ieri. Avete visto queste immagini, questa clip sull'amichevole di ieri e quindi per questo video è tutto, forza Potenza! I